I 76 lavoratori precari di Palazzo Zanca attendono la stabilizzazione promessa dal sindaco Cateno De Luca in attesa che la procedura presso la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali venga portata a termine. La FPCGL chiede che i dipendenti a termine abbiano un aumento orario a 32 ore, così come era stato promesso dalla Giunta De Luca nei mesi scorsi. Lo scorso 5 gennaio nella sala ovale di Palazzo Zanca si è tenuto un incontro in cui era stata chiesta la partecipazione del sindaco De Luca, scrive la FPCGL. Il primo cittadino non si è tirato indietro, ma ha scaricato su altri la responsabilità. Poi, conclude il sindacato, in occasione dell'incontro sul Salva Messina dello scorso 15 dicembre, lo stesso De Luca ha rassicurato i presenti che la delibera sulla stabilizzazione sarebbe andata all'esame della COSFEL il 24 o il 27 dicembre. A dire della CGA, della delibera in questione non è andata in commissione COSFEL né il 24 né il 27 dicembre e pertanto non è stata trattata, rinviando la stabilizzazione dei precari del Comune di Messina al 2019. La FPCGL quindi, nel sottolineare come il Comune sia un ente che ha necessità che i propri dipendenti lavorino full time affinché vengano erogati i servizi pubblici di qualità, chiede se il sindaco non ritenga opportuno, se non necessario, dare un indirizzo agli uffici affinché, per una questione di equità e giustizia ed anche perché realmente servono l'erogazione dei servizi pubblici, ai 76 dipendenti precari attualmente contrattualizzati a 27 ore vengano assegnati le 32 ore garantite in caso di stabilizzazione.